Vedete quel giovane che sta per sposarsi? Beh, quello non sono io. Io sto qui. E chi si muove? Vi assicuro che questa distanza tra me e il matrimonio ci sarà sempre. Mi è toccato fare il testimone perché Armando è il mio più caro amico. Quanto mi dispiace che abbia fatto questa fine. Io lo credevo più furbo, invece. Eccolo. Poveraccio. Io gliel'avevo detto, ma lui niente, se l'è innamorato. Dice che si sentiva solo. Oh. Oddio, c'è pure Carla. È meglio che faccio finta di non vederla. Pensare che un altro po' me la sposavo, Carla. Tutta la vita con una donna sola. Io ne avrò 20, con le altre 19 che ci faccio? 20, ma che dico, 30. A proposito, segnate il numero di quella di ieri sera. Dove sta? Ah, eccolo qua. 8, 7, 6, 5. Deve essere verso i Parioli, sì. Altro che 30. Anna, Ava, Beatrice, Elsa, Cati. Pure col K ce l'ho. Maria Grazia. Maria Grazia plena, Dominus Tego, benissimo. Articolo 141. Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà. Povera creatura mia, è al suo primo matrimonio. Lei è la madre della sposa? No, sono la madre del sacerdote. Civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza. Articolo 143. Silvana, beh, questi naturalmente veramente sono venuto bene. No, sei venuta di bene. Di questo ne voglio qualcuna di va bene, me ne faccia 10 copie. D'accordo, senz'altro. Mamma, caro, vuoi vedere le fotografie? Ah, sì, fai vedere. Belle, straordinarie. Sì, signora, può restituirmene un sì, paio, prego, perché devo farle girare, grazie. Ha visto, ah, maggiore? Sì, arrivano sempre tagliate. Che ne dici, Anna? In tutto saremo una sessantina di persone. Molte di più. Allora questo scherzetto gli verrà a costare una quarantina di mila lire, perlomeno. Ma no, al matrimonio di Costanza hanno fatto 300 lire a persona. Sì. C'era pure la zuppa inglese. Anna, eh? È molto tempo che non ci vediamo, eh? L'ultima volta è stata per il funerale del povero Antonio. Ma ci siamo viste un mese fa, alla cresima di Luisella. Ah, già. E adesso chissà quant'altro tempo passerà. Ma no, ormai zio Carlo ha quasi 80 anni. Ah, è vero. Cameriere, cameriere! Scusi, che c'è dopo? Gelato, signore. Potrei avere un'altra fetta di torta? Sì. In cambio, naturalmente. Bene. Vuole, signore? No, grazie. È del bambino. Adesso non l'ha voluta mangiare e l'ha dato dopo. Ma certo, tanto è tutta roba pagata. Hai visto? Guarda, tutti si portano via qualche cosa e tu non vuoi. Ma no, non sta bene. Se ci vedono, che figura. Oh, mio, 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 mio. Allora che piangi, che piangi. Sta sempre a piangere, io gliel'ho detto. Ma Riccardo, sono, sembra piangi, che tu non abbia mai mangiato. Dottore, ma che figura prendi un'altra parte. No, no, grazie. Perché ne avrei diritto? 30.000 lire mi costi il regalo. Bel regalo. Ti ricordi quando ci disse che con Silvana ci usciva solo per passare il tempo? Certo che lo ricordo. Lei glielo disse di starci attento, dottore? Dottore, mangi uno di questi confetti. Che ci hanno? Sono speciali. Li ho passati dentro la fede della sposa. Quando uno mangia un confetto passato nella fede matrimoniale, certo che si sposa entro l'anno, eh? Io vi licenzi in tronca a tutte e due. Che ci posso fare? Ma che fai? Spiritoso? Dice, no, mica l'ho inventato. Ma io che scherzo. Sono spiritoso. Quando si parla di matrimonio diventa subito nevrastenico, ma... E non lo sapevi? Bellini, no? Armando. Però lui è più basso di lei. Armando. Allora, ma perché non mi hai detto che veniva pure Carla? E che te ne importa? Ma niente, ma sono situazioni che mettono in imbarazzo. L'hai salutata. E che sono scemo, ho fatto finta di non vederla. Eh no, ci devi parlare invece, perché adesso che io parto gli affari con lei li devi trattare tu, no? Io? Se le serve qualcosa la faccio venire da Milano. Sì, ma adesso è diverso. Ti ricordi quei refrigeratori che ha ordinato il padre? Beh? Beh, lei non ne vuole più. Ma per forza con quella nascono complicazioni, con quel carattere che c'è. Se il padre era maresciallo, lei è un colonnello, te lo dico io. Che avete da dirvi voi due? Oh, niente, scusa. Ah, ma questa è una cosa della... Ma, lo vedi, già comincia. Ragazzi, calma, 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 bisogna andare. Il treno non aspetta voi. No, no, passi da quella parte. Io devo tornare ma prima, se no qui con tutte le altre che devono passare. Restiamo bloccati, ecco. Prego. Prego. Prego, signori. Mamma? Carla, anche tu qui, come stai? Ciao. Non t'avevo mica vista. No, non mi avevi mica vista. No, t'avevo vista. Ah, non ti eri accorto Ciao. Che c'ero? Mangia tu, sta, è un mio impiegato. E no, non me ne accorgo. Oh, vabbè che sei stata educata in Svizzera, ma non in un collegio, in una caserma. Fai sempre così con Bruno. Se era questo che mi volevi dire, potevi tranquillamente continuare a far finta di non vedermi. Eppure per questo tuo carattere mi sei simpatico. E tu per questo tuo carattere mi sei antipatico. Oh, sì, Carla, ti cercavo. È strano, sei la sola che me lo dice. Questi li ho conservati per te, portano fortuna, sei gentile, grazie. Noi andiamo a cambiarci. Ah sì, vieni, ti accompagni. No, partiamo subito. Ma Norma, non mi sono al cinema. Ma che dici? E non scherzare tanto. Auguri, signorino, e buon viaggio. Grazie, arrivederci. Lo vedi, Armando? Arrivederci.
Oh, senti, te l'ho già detto, se vuoi restare nel nostro appartamento finché non hai trovato casa possiamo arrangiarci. Anche Silvana è d'accordo. No, ma che mi fai fare? Da terzo incomodo fra due sposini. Io sono scapolo, ho bisogno della mia indipendenza. Adesso scelgo una pensione, poi mi trovo un appartamento. Come vuoi. Almeno in questi giorni che sto fuori non pensare solo a divertirti. Tutto il lavoro sta sulle spalle tue, ricordati, c'è l'ordinazione di Milano. Hai lasciato una puntina in sì, sì, allora sta tranquillo. Arrivederci, ciao. Paolo, e posso dare un bacetto alla sposa? In bocca al lupo. Grazie. Al lupone. Armando, io non ti so dire niente in queste circostanze, solo che... stupido. Ciao, grazie, buon viaggio. No. Peggio per lui. Oh, qui hanno fatto piazza pulita, si sono bagnato tutto. Questo è quello dei passeggiai. Ecco, vedi, Armando. Muovi oh, solo l'uomo deve stare. Da nessuna stanza? Ah, va bene, grazie. Ah, Elsa, come va? Buongiorno, dottore. Per la pensione è un guaio, è tutto occupato. Roma è piena di turisti. Ma che fanno questi turisti? Perché non se ne stanno a casa loro? Magari a piedi, ma vengono tutti qui. Venga con me, che la troviamo sul giornale. È pieno di pensioni. Guarda, pensione, pensione, pensione. Oh. Ma che fa questo? Mi scusi, dottore. Grazie mai. Dai, calma. Un po' di colazione. Dov'è il fornello? È sceso giù in magazzino. E guardi qui questi annunci. Questo via, quante volte lo devo dire? Sempre davanti me lo trovo. Ah, stai qui. Questo via, questa è una rappresentanza che mi ha procurato Armando, vedi? Sono gli effetti del matrimonio. Quando rinasceranno i figli prende la rappresentanza dei Lecca-Lecca. Spiritosi il dottore, eh? Ah, Fornari, che fai? Considerazioni, che fai? Che vuoi? Volevo dirle, dottore, che la ditta Alberini, la signorina Carla, ha rifiutato i refrigeratori. Sì, lo so. E beve che sono arrivati, li ho fatti scaricare giù in magazzino, non li ha visti? Che scaricare? Io te scarico a te. Chi ti ha dato l'ordine? Ma io credevo... Ma che credevi? Tu non devi credere niente, sta zitto, buono, devi aspettare che arrivo io, hai capito? Hanno fatto l'ordinazione, se li devono tenere. Oh. Adesso che facciamo? E che facciamo? Li carichi e li riporti. Quello che mi dispiace è che sono io che mi devo sempre occupare di queste cose. Beh, non credo che le dispiaccia con la signorina Carla sa essere così persuasivo. Ah, Fornà, zitto, buono, serio, sì, zitto, capito? Sì, oh, Elsa? Come andiamo questa pensione, trovate? Sì, qui ce n'è una, ingresso libero, economica, tutti conforti. Ah, bisogna vederla. Quando è libera? Si può vedere anche subito, ci abitava un diplomatico che è partito proprio ieri. Ah, un diplomatico? Allora me la fissi, che aspetta. Pronto? Signora? Sì, allora va bene. Alberini, ciao. Ma che è sta storia dei refrigeratori? Io l'avrei anche preso, ma dice che non funziona. Come dice? Chi lo dice? Lo dico io. E chi è lei, scusi? Sono una che non si è mai lasciata incantare da te. Ciao, cara. Ma i refrigeratori funzionano benissimo. Voi avete firmato il contratto, adesso ve li prendete. Ma che scherzi? Ma nemmeno per sola. Ah, riecco questa. Ma fai trattare il babbo, che ne sa no, più no, di te. No, pregatevela voi, io ho da fare di sotto. Senti, non perdiamo tempo. Quella roba io non la prendo. Nel contratto non c'era né il tipo né il prezzo. Vabbè... Tipo, prezzo, ma che ce ne importa? Perché parliamo sempre di queste cose, cara? E di che cosa? Ma lo sai che hai una bella faccia tosta. Eppure quando venni per la prima volta qui al negozio, tu eri gentile, sorridente con me. Già, non ti conoscevo ancora bene. Ma io ho sempre cercato di spiegarti. Senti, che... non c'è niente da spiegare. E invece sì, tu sei arrabbiata con me da quella volta che andammo in quella maledetta trattoria. Ma lì ci fu un equivoco, scusa. Io non sapevo che c'erano le stanze superiori. Quando venne il cameriere a dirci... Vogliono prendere il cognacchino qui nel salottino? Io dissi, andiamo a prendere il cognacchino. Ma non sapevo che invece del salottino basta, c'era il separato. Basta, questo argomento è chiuso fin da allora. E no, non è chiuso per niente. Tu sei sempre arrabbiata, irritata con me. Dottore. E io invece... Ma che... Abbiamo ritardato un pochetto perché c'è stato un ingorgo. Scarichiamo? Ah, ma allora li hai fatti riportare. Va bene, scaricate pure. Ma sì, non senti che dice la signorina scarica, sarei contenta. Beh sì, con lo sconto del 12% può essere una 12, oh, ma chi ti ha detto il 12? O 12 o te li riporti indietro. Vabbè, ho capito, facciamo il 10. Ho detto 12, così impari. Va bene, proprio perché sei tu. L'11, va bene? Ho detto 12 e sarà 12. Ma intanto prendili, Fornà. Ah, Fornà. Dottore. Eh? Ma come ha fatto? Ma come ho fatto? Ah, Fornà, vado a posto sporco, si vede niente. No. Eh? No, no. Sorsetto. Arrivederla. Addio, cara. Oh, la prego,
non badi al disordine, ma sa, proprio questa mattina mi si è licenziata la cameriera. Sa, un disastro con il servizio. Assolutamente non si riesce mai. Ecco, guardi, questa è la sua stanza. Prego, si accomodi, venga, venga. Come vede, è accogliente. Certo, l'arredamento non è di lusso, ma è pulita. La pulizia è quello che conta, no? Scusi, signora, ma qui ci abitava un diplomatico. Certo, il signor Murati, anche lui una brava persona, molto per bene, quieta, discreta, qualche disapore in famiglia. La moglie sembra che se l'intendesse con un giovanotto. Io non conosco bene tutti i particolari, allora lui è uscito di casa ed è rimasto qui 2 anni. Beh, non le piace? Non è che non mi guardi, piace, che la tanta meglio esposta di tutta la pensione. Gliela do proprio perché ho visto subito che lei è una persona a modo. Non le piacciono, signora, le persone distinte. Sa, io sono fatta così. I miei clienti voglio scegliermeli io. Signora, lei mi aveva detto ingresso libero, ma non è mica libero. Ma qui l'ingresso è libero, liberissimo, io le do le chiavi. Ingressi liberi. Pensi che il dottor Montini, che del resto le ha già conosciuto, già mi ha detto di no. Beh, alle volte tornava a casa tardi alla sera con un paio di professori suoi colleghi, che preparavano delle dispense a uso degli studenti fino a notte alta, in piena libertà. Signora, mi lasci parlare, io non preparo niente ad uso degli studenti, è stata la mia segretaria che mi ha... Buongiorno, scusi signora, se vuole fare la mia stanza, io esco. Va bene signorina, dove diretta oggi? A Tel Aviv. A Tel Aviv, signorina, lo sa che anch'io ho fatto il volo a vela da giovane. Mi fa piacere, buongiorno. Buongiorno. Allora, non le piace? E come non mi piace? Mi piace sì. Vuol dire che resta? Certo, resta. Allora, signora, per le condizioni come facciamo? Non si preoccupi, i miei clienti più che pensionati li considero ospiti. Solo un piccolo rimborso spese, si capisce. Biancheria, luce, acqua, telefono, gas, ecco, servizi a parte. Signora, una presina. Perché una presina cosa? Di corrente per i rasoi elettrici. Oh, si immagini che Cavalier Baghini mi ha provocato un cortocircuito? E allora come faccio? Come posso farla? Ah, col rasoio elettrico no. No. Dottore, facciamo un massaggino? Ma scotto. Massaggio, perché? E qui sta mettendo il doppiamento. Con le vostre mani, è conformazione. Ho preso di mamma io. Oh, mi sta diventata antipatica, ha messo Giulio. E te ne sei accorto. La facciamo la frizione, ma allora? Ma che frizione? Niente. Sono in piazza qui, non vedo. Ah, vedi? Se non mi stacchi tu i capelli, che piazza? Dammi il pettine, va. Madonna mia, come sta diventando suscettibile, dottore. Ma che suscettibile? Mi offendi tu, scusa. Se c'è una cosa bella sui capelli, ma fa la frizione. È buona la frizione. Caspita, è un prodotto americano. Sì, perché in America non si pelano. Voi, che ne so io? Fatta la tua frizione, mi pari candi, mi pari. Pippo, che fai stasera? Tu? Noi andiamo a mangiare fuori porta. Sì? Oh, Mario, ho trovato un posto dove fanno il pollo ripieno di prosciutto. Come ripieno, con i pezzetti di prosciutto? No, no, le fette dentro. Poi sul fuoco la parte grassa si squaglia. Oh, dice che è una squisitezza. E dove sta? Sotto frascati. Ma che fate? Pensate sempre a mangiare? E basta, ragazzi, con sta scopetta. C'ho un movimento io stasera invece. Che movimento? Una cinese. Una cinese. Che meraviglia, eh. Addio Giulio, arrivederci. No, dottore. Dimmi tutto. E che vuoi che ti dica? È una cinesina. Hong Kong. E chi te l'ha trovata? Camillo, gli ho detto voglio la cinese. Paolo. Ah, oh. Ciao Paolo. Addio Camillo, sei in ritardo. No, che ritardo. Mi dispiace. No, andiamo un momento a farci, vediamo qualcosa. Sì. È che io aspettavo fuori. Ma come? E dico, voi vedete che ho capito male. No. Invece, lo ripetono lo spettacolo. Sì, lo rifanno. Carino. Ah, molto carino, veramente. Che bene. È un cognacchino. Allora, 2 cognac. Benissimo. Ma che facciamo, capito? Noi stiamo qui a bere il cognacchino e le ragazze stanno lì. È successo un impiccio. Non sono venute le ragazze? No, le ragazze ci stanno, perché siamo già in 4. In 4? Già. 3 ragazze ha portato. No, 2 ragazze e un uomo. Un uomo? Sì. Ma capito, fa scherzi, stamattina mi hai telefonato, sì, mi hai detto che c'era la giapponese, la cinese per me. Ma hai ragione, ma che faccio? Beh, mandiamo via allora. Ma non posso mandare via, capirai, stanno gli zuccheri, anch'io tratto lo stesso ramo e poi il babbo è un pezzo importante. Ma che me frega del babbo, che mio, mandiamo via allora. Ma facciamo un'altra sera. Ma che altra sera? Facciamo anche domani sera. Stasera io che faccio? Ma non è proprio possibile. Dove stanno le ragazze, capito? Stanno lì, vedi. Ecco, lì la cinese, quella è venuta per me. Hai scherzato, capito? È stato un contrattempo, cosa vuoi? Ah, sì, quello è stato un contrattempo. Ma non lo posso mandare via. Beh, te ne vai via tu, io prendo il posto tu. Ma no, ti pare che figura faccio con le ragazze, quelle soffendono. Quelle soffendono. Agami, ti giuro che è finita con te, sai. Non mi telefona più perché non c'è. Quello racconta il babbo, ti prego, mi rovina, stai zitto perché. Amico, ci hai abbandonato. Scusa, sei il mio amico, il dottor Anselmi. Come va, si ricorda? Lei è... Oh, Asciante, molto lieto. Il dottor Carbonati. Il mio amico mi ha telefonato. Il dottor Carbonati va via, va via solo. Il dottor Accordi di andare a casa sua, ci stai. Sì, aspetta un momento, ma che conto, cameriere? Ah, hai pagato tu. Invece, si... Agami. Ma tu sei dottor Carbonati. Ma come signore, signore. Che vuoi? Scusi, ha dimenticato di pagare il conto. Quante? 1000 lire. Come, 1000 lire o 2 cognac? 2. Ah, perché paga anche quello del suo amico. Allora sono 2000. Sai, il signor Camillo ha il conto aperto con noi, allora credevo... Ah, il signor Camillo c'ha il conto aperto? Sì. Beh, lui c'ha il conto aperto, il mio glielo metto in conto a lui. Camillo! 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 Aspetta, Camillo!
Eccomi, un falboio, aspetta. Addio, Patti, telefono. Cinesina, venga, anch'io la machine. La mia. Camì, ritelefonami. Hai capito? Che amico. Sta negli zuccheri, quello. Ecco lì. Ecco. Ui. Mannaggia, i cani è chi. Ce l'avete tutti il cane, eh? Sono belli i cani. Lui sì che si diverte, vero Jolly? Stacchi in capello bianco, via con nero. Buongiorno. Ah, buongiorno. Buongiorno. Ma è triste il nostro destino, ci incontriamo sempre sulla porta. O lei entra mentre io esco, o lei esce mentre io entro. Già, le nostre abitudini non combinano. Non posso neppure dirle all'accompagno perché lei va in camera sua. Dove è stata di bello tutto questo tempo? Oslo. Oslo? Ma che fa lei? Vola sempre. O come voi dite, a qualche turno di riposo. Forse alla fine del mese dovrei passare una settimana a terra. Ah, meraviglioso. Ogni giorno comunque verrò a prenderla. E j'attendrai. Arrivederci. Après demain, allora. J'attendrai. American Waterways announces the arrival of Flight 65 from Tokyo, Hong Kong, Karachi and Bangalore. Arriva papà da Tokyo, siete contenti? Fate un'altra risata. Permesso. Fermo, dove vai? Ma come dove vado? Ancora non mi conosce, vengo sempre. Ma non si può scendere. Ciao, bentornata. Hai visto che anche oggi sono qui ad aspettare? Spero che non ti sia stancato. Lo sai che per me è una dolce attesa. Tieni, è per te. Ancora? Sì. Sei sempre così caro, grazie. È un cuore pieno di cioccolatini. Il mio cuore. Amant sans le demain. Amanti senza domani. Che hai detto? È un film. Aspetta che c'era. Ah, Charles Boyer. Charles Boyer e Jennifer Jones. Ma noi avremo un domani, immagino, no? Anche un dopodomani. Vedi, per me la vera donna è quella che ti sta accanto devotamente.
dando tutta se stessa, senza chiederti niente. Niente, niente, niente. Scusa, mi dai una sigaretta? Ecco, come non detto. Tiè. Perché l'amore può durare un giorno, una settimana, un anno. Ma poi... No, non fumavo, ho fumato tanto, non c'è bene. Paolo. Mm? Mi vuoi veramente bene? Ma come, ti voglio bene. Maraschino. Buono. Basta così poco per essere felici. No? Paolo. Che? Lo sai che le hostess non si possono sposare? Ma davvero? Non è mica giusto. Perché? Eh sì, perché se si sposano non possono più volare. Beh. Peccato. Mi piaceva tanto volare, sai? Oh, Gabriele, ma che dici? Ma che sei matta? E tu devi volare. Ma com'è così bello? Vuoi rinunciare alla tua vita, alla tua missione? È bello, sai, sentirsi lassù liberi, in mezzo alle nuvole, guardare laggiù gli uomini che strisciano come vermi. A me piacerebbe tanto volare, magari potessi volare. Ah, che darei. Sì, ma ogni donna ha diritto a sognare una casa, una famiglia. Ah, questo sì, la famiglia è bella. Il focolare, quel calore umano. Ma tu devi proprio partire domani? Purtroppo, ma ritorno fra due giorni. E quando tornerò tu sarai lì ad aspettarmi come le altre volte, no? E io lì sto, coi cioccolatini, no? E tu arrivi. And dinners will be served after takeoff. Ciao, ho fatto tanto. Oh, beato chi ti vede. La prossima volta vuoi che ti mandiamo l'aereo a casa? Wilson ti ha cercato. Lunedì scorso hai perso il pullman. Mercoledì stavi poco bene e oggi sono già saliti tutti. Scusa, sai, ma dovevo fare delle commissioni in città. Ah, le conosco le tue commissioni. Su, dai, che rimani a terra. Quanti passeggeri? 41. Dice. Dice, stai sposando. Rachel, Brunella. Brunella. Ecco, Brunella. Allora, no. No, Brunella. Camillo, ah, Camillo, cancella Camillo, perché era dopo la fregatura del mattato, via Camillo. Aspetta. Camillo, che ho sentito? Carla, ecco Carla. Oh, che idea le fa, facca. Non è diventata così antipatica, Carla. Però, se gli telefonassi ti farebbe piacere. Abbiamo fatto piacere. Pronto, dite Alberini. Ah, sei tu, come mai mi telefoni, che cosa vuoi? Io che voglio, che vuoi tu? Scusa, ho trovato il tuo nome qui fra gli appunti del telefono. Guarda che ci deve essere un errore, perché io non ho nessuna ragione per chiamarti. A meno che non ti abbia telefonato papà, vuoi parlare con lui? Ah, no, 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 no. Ho trovato, credevo che tu mi avessi telefonato. Ah, sì, sì, hai ragione, hanno scritto male il nome. Ecco, guarda. Credevo Carla, invece è Clara. Clara... Amichetta mia. Benissimo, allora telefona Clara. Ciao. Ed è carattere, cioè. Telefona Clara. Daniela. Evela. Per quella casa della mamma del Fiorella. Gabriele. Ah, ma è inutile che guardi, ce n'è una per lettera. Ragazzo come me, H non c'è niente. No, H non c'è niente. H c'è, c'è l'hostess. C'era l'hostess. Porta questa al signor Harden. Ehi, hey, tu sei ancora qui? Ma che vuoi rimanere all'aeroporto? Sono finite le commissioni in città. Senti, ma non ha telefonato proprio nessuno. No, nessuno, ma me l'hai chiesto 10 volte. Ma chi vuoi che te lo faccia dire dall'altoparlante? Te l'ho già detto, eh. Di un po'. Quel posto alla sede di Milano, ci si può ancora andare? Ehi, allora la prendiamo proprio sul tragico. Cosa c'è? No, chiedevo così.
Se tu mi avessi dato retta, lo sai come sono gli uomini, non pensano che a se stessi, tutti egoisti. Ti promettono chissà che cosa e poi al momento buono tanti saluti. Che? Tutta intera? Tutta intera. Bravo, bravo. Signore? Che? Passano laggiù in fondo, ma hai fatto una capoccia così. Guelfo, che mi dai per dopo? I mortini. No, involtini. Ottimi, no. Gli involtini, l'ha presa anche il commendatore. Gli involtini, prenda gli involtini. Beh, portami gli involtini, va. Subito. Buonissimi, buonissimi. Io non li digerisco la sera, sono pesanti per me. Alla sua, alla mia. Lo so. Lo sa che se non avessi questo... Che? Non vivrei. Carbone digerto. Sì, un cucchiaino dopo il pasto. Fa digerire. Ammiraviglia. C'è l'aglio, Beh, un po', per forza. Negli involtini un po' d'aglio ci sta bene. No, non si preoccupi dell'aglio. Bene, sì. Tanto dopo, dopo le do un po' di questo. No. Che vedrà che le fin da bambino io non ho mai digerito l'aglio. Buonasera. Ha visto quella donna lì? Viene tutti i giorni a prendersi una minestra. E a Firenze ha un figlio pieno di milioni. No. Incredibile. Vatti a sposare, va. Poi quando sei vecchio, sono i figliuoli che pensano a te. E vedo che anche lei è della mia idea. I figli, fino a che c'è da prendere. Ma quando c'è da dare, non ti conoscono più. Le pare? Ah. Lei ha mai pensato di prendere moglie? Eh? Commendatore, dico lei moglie, ha mai pensato a prendere? Ma le dirò. In gioventù sì, ci ho pensato. Ma vede, permette. Prego, se come. Grazie. Vede, ma poi ho sempre deciso che si sta meglio da soli. Non le pare? Scusi, se faccio la scarpetta, ma è una cosa che mi è sempre carità, piaciuta. Ma che dice? E faccio sempre lo stesso anch'io. E ti credo che io non ci metto questa sera. Dove passerà la serata? Io? No, non ho programma. Di cosa? T'ho detto vattene, vattene. Che Perché non passiamo la serata insieme? Tanto non abbiamo la moglie che ci aspetta a casa, no? Ah, io non di certo, E dove? Dove andiamo? Non lo so. Vede, io non faccio mai dei programmi, non riescono mai. Quando invece ci si affida all'imprevisto, ci si diverte di più. Dice. Le pare. Puccini è sempre Puccini. Bene, sì. Ma che pizza? Oh. No, e no, è quello c'è grido. Come vuole? Io carcererei. Bravo. Guarda il naso, questo è un contrabbasso. Se eravamo sposati, lei crede che stasera potevamo stare qui liberi di fare quello che volevamo? Tutto al più potevamo uscire con le nostre rispettive signore, come quel mio collega d'ufficio che ho salutato prima. No, 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 non si volti adesso, ci stanno guardando. Ma chi è? Eh? Quello che sta con quella bella bionda? Sì, è la moglie. Pensi che quella donna non lo lascia mai neanche un minuto, lo viene perfino a prendere in ufficio. Mi sente? Eh sì, sì, la sento. Ma lei lo capisce che quel poveretto a spasso con quella, a tavola con quella, tutti i giorni, tutte le notti, ma ci pensa alla tristezza di coricarsi sempre con la stessa persona? E io proprio a quello penso. Beh, ce ne andiamo a nanna? Che ne dice? Sì, è meglio. Sta bionda ci sta creando la tristezza, no? Cameriere? Cameriere? No, lasci. Conto. Ma che fa? No. Non posso permettere. Pagherà un'altra volta. E se non ci vediamo più? Scusi, ma comunque non insisto. Anzi, io la saluto. Non viene per via Cavour. No, preferisco fare quattro passi a piedi, non mi sento troppo bene. Non c'è di che, le pare. Grazie tanto per il carbone e la bella serata. Dottore! E si ricordi che noi scapoli siamo merce preziosa. Buonasera, signora. Buonasera, dottore. Dove è stata a far danno stasera? No, che danno, un giretto con gli amici. Non sto neanche bene stasera. Lei è giovane, lavora e ha ben diritto di divertirsi. Guardi, lì sulla scrivania c'è una lettera per lei. Credo che sia di sua madre. Sì,
Come crede, lo sa. Ho sempre tutto. Sì, è di mamma. Le mamme, eh? Sarà preoccupata per lei. Non le scrivo mai, povera donna. Sì. Io non ho figli, non sono sposata, vero? Però capisco che cosa significhi per una madre vivere lontana dal figlio. Ha solo lei? No, mia sorella. Vive al paese con mia sorella, mamma. Ah, e lei ci va spesso? Il mio lavoro, sa, non mi consente di farlo. Quando studiavo andavo lì a passare tutte le vacanze. Adesso così, una volta a Natale. Lei ha fatto l'università qui a Roma, eh? No, non ho fatto l'università io. Allora, come dottore? E sono dottore, perché non posso essere dottore? Oh, sì, ma la laurea... Ma che laurea? Non sono dottore, ma ho il diploma delle magistrali. A volte un buon diploma conta più di una cattiva laurea, non lo sa? Sì, lo dico io. Scusi, quello che conta nella vita sono altre cose. Io mi sono fatto tutto da messa. Beh, e adesso che si sente? Non lo so, mi fa male lo stomaco. Io quello che ci vuole per lei, un disinfettante, acqua calda con limone e aglio. Glielo vado a preparare subito. Ma che aglio, signora? Lasci fare. Ma no, guardi che stasera lei ha una faccia che non mi piace proprio per me. No, signora, sto meglio, sto meglio. Sarà un po' di stanchezza. Adesso faccio una bella dormita, domani sto bene. Buonanotte. Buonanotte, signora Anselmi. Già, signore, perché non c'ho la laurea. Signor, e mamma sta bene, sa? Buonanotte. Buonanotte. No. Bravo. Oddio, non mi sento male. Oddio, non mi sento male. Tutta colpa di quel vecchiaccio. Bella di voltini, e io l'ho preso. Prende il carbone dell'occhio, io l'ho preso. Ma domani lo denuncio io, vado a galera. Oddio. Signora! 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 Mamma mia, mamma mia. Tira tutto per te. Camomilla o camomilla? Come si dice, si dice. Ma stia a fare bene. Oddio. Lo vedi, non c'è neanche. Oddio, che lo sporco. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Oddio, oddio, ma sento. Oddio, il termo. Vattene via, che io sto male. Vattene via. Senta, vattene via. Via, io posso morire, sto male, hai capito? Sto male. Vattene via. Usso via. Usso via. Sto cagliaccio. Tutta bestiaccia in faccia.
Ma che egoista sei? Vale via! Oddio! Questa è la faccia, ragazzi. Te leggo un'orecchia e te lo stacco. Ma non lo vuoi capire, mi faccio morire io! E posso morire davvero. Poi si legge sul giornale, i funerali partiranno dall'abitazione. Ma che abitazione che non ce l'ho? Dalla pensione partiranno. Ah, sai che vergogna. La pensione, tutti a ridere. Ma vedi quella, abitava in pensione. Ma come, non è quello che si divertiva? Ma che divertiva? Che divertiva che io non mi sono mai mosso, non sono mai stato in nessun posto io. Oh, ma tu lo sai che all'estero non ci sono mai stato? A Honolulu, per esempio, che c'è stato? Ah, ma io ci vado a Honolulu, sa. Ci vado, sì. Dice quando? E quando mi pare. Ma hanno detto che a Honolulu le donne ballano nude e cantano. Finalmente avete ricordato del mio, ma sta tutto sciupato, tutto brutto, ma che ha fatto? Sono stato male, ma stavo per morire, non hanno capito niente. C'era fegato, intossicazione, enterocolite. Ma è com'è? Sei andato via che stavi tanto bene, di tanto sodo. No, ma non mi metto le mani in faccia, c'è certe mani pesanti. Ma via, che adesso ti faccio bere il sovetto fresco fresco, a Roma questi mi trovi davvero, sa. E se invece non andate in città fossi stato qui con noi, certo che così te ci eri ridotto, Perché? Che non si ammalano qui, che c'è? Ma tu... Virgì, stai bene? È il fidanzato tuo? Bene, grazie. A quello non è la salute che gli manca. Per favore, ma... Perché? Che è successo? Dopo demagliamo. Sì. Per forza. Solo. Senza un aiuto. Senza una casa. Come tu dici, ma perché te credi che vivo nei caverni? Altro che caverne. Un uomo senza una famiglia. E come sta nell'andaggio? Soggetto a tutti i disagi, a tutti i pericoli. Ma perché non ti sistemi? Che mi dice il cervello? Che io cambierò sempre? Possibile con tuo bisogno che ciò devo morire così sempre, che tutti sistemati? Ma che fa? Piange. Perché piange? Ma tutto è così poi, madre. Prima piangete quando il figlio è scapolo, poi piangete quando si è sposato. Ma che fa? Piangete sempre. Subito. Voi giovani siete tutti uguali. Non parlate mai seriamente. Sei vicino al fidanzato di tua sorella. Lo sai da sé che è fidanzato con Virginia? Sono 4 anni. E se mai non se ne parla di niente. Lui non ne parla, ma tu chissà come ne parli. Ma non per paese. Ma che dirà la gente? Che dici? Che dici? Dice che ha fatto un canzonello che non se la sposerà mai. Tu lo vai a trovare e ce parli. Io? Ma io sono scavolo come lui. Io capisco, è questo. Ma che c'entra? Tu stai a Roma, Ma lo devi sapere che qui c'è un uomo, se no quello fa profitto e fa comodo. Tu gli parli, domo. Ti scrivo una bella lettera, però. No? E vabbè, io vado via, va. Ma guarda un po', hai detto? Qui, mazza che mani che c'è. Mamma, qui ci vuole un'altra radio, qui ci fa schifo, ci faccio gli esperimenti balconi con questo. Perché non ce ne compri una tu? Sì, bocca. Virginia, come si chiama quell'amica tua, quella che veniva a fissa inverno? Chi? Angela. Ma no, Angela è fidanzata. No, ma per piacere, ogni volta che vengo qui mi fai conoscere una ragazza. L'ultima volta mi hai fatto conoscere una con gli occhi storti, abbi pazienza. Intanto quella si è sposata col figlio dell'esattore, fidanzamento brevissimo. Beh, castigo di Dio, esattore delle tasse. Questa è una brava ragazza invece, intelligente, si chiama, ha un nome così difficile. Pure? Di chi parli, di Catina? Sì, di Catina, sta qui. Fai venire domani, No, ma stiamo tanto bene soli, che fai venire? Ma Dio mio, così, senza nessun impegno, soltanto per scambiare due chiacchiere. Eh già, mi metto a fare due chiacchiere con Catina io. Buona spighetta, senti odore c'ha la spighetta. Che fai? Ma, per me, non so troppo. Ma no, mangia, che te fanno bene. E mi mangio sì? Quando li trovi questi a Roma? Basta fatti no, casa. No, ce la portano da Roma. Ecco, lo sapevo. Buoni, ma. Beh, certo, in città la donna è diversa, eh. È indipendente. Perché esce, lavora, va negli uffici, nelle fabbriche. E i rapporti sono molto più facilitati. E allora, se ci sta, ci sta. E se non ci sta, avanti un'altra.
Hai capito? E noi stiamo qua. No, aspetta, aspetta, non ridere. Bisogna saperci fare, però. Bisogna usare tatto, discrezione, perché ogni donna, anche la più facile, esige rispetto. Perciò, per prima cosa, bisogna presentarsi. Fa molto effetto, è una garanzia di serietà, che so. Si vede arrivare una donna. Signorina, permette? E là, nome e cognome. Io lo do sempre falso, perché non si sa mai un domani, vero? Poi la si invita in un bar, a bere qualcosa, e così, tra un sorso e l'altro, si fanno delle domande. Prima sulle generali, e poi là. Ma non è Don Santino qui? Aspetta un po'. Come stai? Stai bene? Grazie. Ieri sono arrivato. Buongiorno. Io. Buongiorno. Ma che figura mi fai fare? E tu che hai fatto tutto questo tempo? E che ho fatto? Ho lavorato. Notte e giorno, notte e giorno, notte e giorno, sempre a lavorare. E a sposarti non ci pensi? Ah, ma pure tu ti ci metti. Ma come mi ci metti? Ma che è? Una fissazione la vostra. Uno nella vita non può rimanere scapolo. Certo, si deve sposare. L'uomo dovrebbe... Tu ti sei sposato? Io, ma... Come va? Sempre senza fa niente, eh? Perché è possibile ogni volta che vai a caccia porti a casa la lepre? L'ho presa all'orto di cipolletta. Ma vedi quanto è bella? Hai visto tuo cognato? Chi, Paolo? Da lì con Tossantino. Ah, è tornato. Ma come, non lo sapevo. Ma quando non c'è più? Beh, quasi quasi ma la cambiamo, sei tutto tutto. Ci vediamo dopo, eh. Dove va Sicilia, va? Peppi! Ehi, Paoli! Peppi! Come stai? Stai bene? È da paura i paesani. Ma che fai, Gasperone? Andiamoci a pigliare anche noi. No, ho bevuto proprio adesso. Andiamoci a pigliare giù da Pizzangrillo, Ma io sto così, sono tornato adesso dalla campagna. Magari faccio un salto a casa, mi cambio e poi ci rivediamo. Casa? Ma che fai? Ci rimane con me? La dai come sto? Facciamo quattro chiacchiere, per dire. Bene, ti trovo bene, ti trovo. Stai proprio bene. Musso la passa bene. Vedrete che Paolo gli fa fissare pure la data delle nozze. Secondo me c'è venuto apposta da Roma. Però mica è giusto. A lui in città fa il comodo suo. Dà pure le generalità pazze. E siccome noi stiamo in paese, ci tocca sposare. E che c'entra? Quando c'è di mezzo una sorella? Sì, sì, altro che una sorella. Una madre come la sua Elvira. Guarda, rimorso, Peppi. Rimorso che uccide, sembra un film fatto per me. Peppi, io sono stufo. Stufo di questa vita irregolare. Di questa stupida, vuota, noiosa vita da scapolo. Io ma non posso più. Paolo, io non ti riconosco più. Peppi, pensaci, sai. Peppi si invecchia. Invecchiamo, Peppi, io ho 36 anni. Tu quanti ce n'hai? 35, 34? 29. Come 29? 29? Che arriva con questi baffoni? Beh, vabbè, chi ti credi di essere? Non siamo più ragazzini, Peppi. Non siamo ragazzini. Insomma, Peppi... Io ho deciso. Che hai deciso? Ho deciso di sposarti. Tu? Io. E con chi? Beh, non lo so. La devo trovare. Ma dici davvero? E la troverò. Ma come hai sempre detto che il matrimonio è una catena? No, io non l'ho mai detto. E anche se l'ho detto mi sono sbagliato. Adesso l'importante è trovare la donna. Ah, questo sì. Ma tu. Peppi, tu. No, dico adesso no perché è mia sorella. Signorita. Sì, grazie. No, dico adesso no perché è mia sorella. Peppi, Virginia, non perché è mia sorella. Uè, saluta Andrea. Andata bene? È andata male. Ciao, una lepre e due stacchi. Non perché è mia sorella, ma se anch'io trovassi una donna come Virginia, Peppi, a occhi chiusi. No? Sì, ma vedi, non è per Virginia, è per il matrimonio in sé. Doveri, preoccupazioni, e poi il matrimonio è la tomba della libertà. Libertà? Ma che cos'è la libertà? Mi sai dire che cos'è la libertà? Avanti, che cos'è la libertà? Libertà, libertà è che uno che? Fa comodo suo. Hai libertà quella di restare soli come cani. Di entrare a casa e non avere il conforto di chi ti domanda come stai, come ti senti. O è triste diventare vecchi, con le pantofole, con la tosse, Peppi. Io non mi ci riduco così. Che fai? Vieni tu. Vamo. Beh, allora quando ti sposi? Paoli? Facciamo una cosa. Sposati prima tu. No, sposati prima tu. Così mi dici come si sta. E come si sta? Si sta benissimo, no? Scusa. Ma che ci mettiamo a fare? Pari a dispari. Tu la moglie già ce l'hai. Io ancora la devo trovare. Tocca a te, no? Buongiorno, Peppi. Saluta a me.
Chi? Annetta, non te la ricordi? Annetta, quella Annetta. Ma come, era un fiume? Si è sposata col segretario comunale. C'è avuto due figli. È diventata una dinozza. Hai visto? È una un altro scherzo del matrimonio. Ammazza. Se poi la moglie ti diventa così, che fai? Te la tieni. Ma che va a pensare, oh? È un caso su 100. Conosco certe signore di 40 anni io che... Vabbè, ci staranno attente, faranno la ginnastica. E beh, tu fai fare la ginnastica pure a Virginia, scusa. Ma come faccio a fare la ginnastica a Virginia? Ma ti immagini Virginia che fa le flessioni? Ma che ridi? Oh, ma che ridi? Annette è così perché c'è una disfunzione. Lo dico io. Una disfunzione? Eh no, ero quasi fidanzata, quando stava con me c'aveva la disfunzione. Ma insomma, che vuoi, Peppi? La posizione ce l'hai, la ragazza ce l'hai, l'approvazione del fratello ce l'hai, ma che vuoi, scusa. Sì, vabbè, ma non è che non mi voglio sposare Virginia. È che mi dispiace, ma io ci voglio pensare. Ma come, non te lo ci vuoi pensare? Sono 4 anni che ci pensi. D'accordo, ma vedi, ci sono tante piccole cose. Che li vuoi? I mobili, per esempio. I mobili? Eh. A me, ma i mobili ci penso io. Sì, tu. E ci penso io, andiamo a messa a piatto chinotto. Mannaggia, ma come, ai mobili, pensate? Se pare niente. Ti tengo lì, portaci tu chinotti, subito. Subito. Ma che fa? È riservata con me? Come? Con tutto quello che ho fatto a Virginia? Lenzuola, materassi, 12 di tutto, e adesso pure la camera da letto. Mamma, quello non ci aveva nessuna intenzione di sposarsi. È stata una fatica, sapessi quello che gli ho detto. D'altronde, meglio una camera da letto che una figlia zitetta, no? E vabbè, ormai hai detto. No, gliel'ho assicurato. Beh, prima non avevi piatto. Ma dove vai? Ma come voi devo dire, io non mi sposo, è inutile che insistete, no? Ma via, via, mamma, la devi conoscere, simpatica, devi scegliere. Come è simpatica? Come si chiama? Catina simpatica? Via, mamma, che simpatica, vada a conoscere. No, no. Catina, c'è Paolo. Finalmente ci è venuto a trovare, ha insistito tanto per vederti. Paolo, ti ricordi Catina? No. Molto piacere. Catina. Ma è diventata una signorina, portava le trecce una volta. No, veramente non le ho mai portate. Ah no? No. Ma guarda che... E che fa di bello Catina? Catina va al liceo artistico. Ah. Adesso verrà a Roma per gli esami. Oh. A Roma? Peccato, lei dovrà studiare a Roma, se no ci vedevamo. Prendo quest'altro lume, così facciamo una bella luce. Sì, fa pure luce. Accomodati. Grazie. Io verrò un mesetto prima per prepararmi bene. E poi vorrei andare a visitare i musei, le gallerie. Lei ci va spesso? Tutte le domeniche. Che fortuna abitare a Roma. No, grazie. I musei vaticani li conosce? A memoria, Qual è il pittore che preferisce? Barilla. Barilla. Oh. Veramente non l'ho presente. Di che secolo è? Moderno. Catina, non per dire, ma mio figlio è sempre stato molto bravo. Serio, studioso. Sì, proprio un giovane serio. Senta, Paolo, è stato a vedere Jean-Louis Barrault? Chi? Jean-Louis Barrault, della Comédie Française. No, io non mi sono mai mosso da Roma, come ho visto? Veramente, è venuto a Roma lui? E quando è venuto lui non c'ero io. Un dolcetto? Prendo un dolcetto, prendi, sono buoni, sa. Li ha fatti mamma, quando li fa mamma bisogna mangiarli. È vero, ma? È stato a vedere l'Opseudus al teatro di Ostia? No, io vado a Fregene. Ma che? Un interrogatorio questo? Mamma mia. Beh, si è fatto tardi, devo andare. Così presto? Resta ancora. Non posso. Perché vai via? Ti accompagno. Ma no, c'è Paolo. Paolo. Già, c'è accompagna Paolo. Catina. Sì. Buonasera. Ciao Catina, saluta Ciao, mamma. Catina. Grazie. Ecco, lo vuole il fiore? Ciao. Quella Catina è proprio una smorfiosa, sai. Chissà chi si crede di essere, invece... Ma sei stata tu che mi hai detto di farla venire. Sì, è una brava ragazza, ma c'ha quel fare da sapudona. E infine, che sa molto di più Paolo. Capisce? Ci si sente soffocare da questa vita di paese. È una vita troppo ristretta, troppo meschina. Certo che... io la capisco. Vede, non si ha nessuna possibilità. Si perde il contatto con il progresso, la vita artistica... Cioè, la provincia... Pensi, quando ho letto che a Roma avevano inaugurato la mostra dei fiamminghi, le assicuro che stavo per scappare di casa per andarli a vedere. Li ha visti lei i fiamminghi? No, sono sfuggiti a me. È un vero peccato. Eccomi qua, io sono arrivata. Sì. Vuole venire su a fare quattro chiacchiere con papà?
Eh no, lo porti a Roma, papà. Ci vediamo tutti senz'altro, a Roma. Senz'altro, ci verrò di sicuro. Arrivederci. Ecco, venga. Arrivederci. Ma quali fiamminghi? Rifatte i denti. Eccolo, si è ammazzata te e i fiamminghi. Biglietti, signori. Ma cos'è questo? Perché? Che? Oh, scusi. Ecco. Venga. Grazie. Ti prego, Sant'Antonio, portami al matrimonio. Questa è mamma mia. C'è il chiodo fisso. Sì, e poi anche volendo chi ti sposi. Mamma fa presto a dire sposati, sposati. Ma una vera moglie dove la trovi? Una moglie brava, seria, comprensiva. Per carità. Ma forse Carla. Già, fra quelle che conosco. Ma pure lei. Ma che Carla. Che dici? Carla. Questo è l'ultimo modello. Qui c'è il posto per la verdura e le uova. Ma io vorrei vederne uno più piccolo, signorina. Va bene, signora, più piccolo. Questo, allora. Certo, non ha tutte le caratteristiche dell'altro. Questo è il tipo da 75. Sì, mi piace. Scusi, signorina, funzionano con la stessa elettricità dei ferri da stiro delle stufe elettriche? Certamente, signora, naturale. Beh, sentirò mio marito perché lui è contrario a queste cose. Dice che le cose troppo fredde fanno male. E suo marito non ha tutti i torti. Ritorni con lui. Sì, senz'altro. Ecco. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora. Ciao, Carla, come stai? Ma ti diverti a mandarmi via clienti? E tanto non avrebbe comprato niente perché il marito non è d'accordo e sono i mariti che comandano, sai. Sei venuto a propormi qualche altro buon affare? No, ho qui la bozza del contratto che devi firmare e mandare a Milano. Senti, non sono venuto per il contratto. E perché sei venuto allora? Come perché? Beh... Perché sono venuto? E tu hai un modo di fare che metta a disagio le persone. Fai sempre delle domande precise, non cerchi mai di capire. E non è mica facile quello che devo dirti. Specialmente per un tipo come me, sei. Sentiamo, che cosa avrai di tanto importante da dirmi? Oh, scusa, ti ho fatto una domanda troppo precisa? Carla, io non sono più quello di prima. Non so neppure che cosa mi succede. È proprio contrario ai miei principi. E lo sanno tutti. Io sono nato scapolo. Ma da un po' di tempo non faccio che pensare a te. Paolo, scusa, ma queste cose proprio non le sai dire. Non sono da te, poi. Ma che cosa pensi? Che io sentendoti parlare così ti creda o addirittura ti caschi tra le braccia? Povero Paolo, proprio non mi capisci. Ma che povero Paolo e povero Paolo, oh, ma chi ti credi di essere, chi ti pensa per niente? Io ho detto così per dire, poi se volessi io ne ho mille meglio di te. Ah, con quel carattere da colonnello d'artiglieria che hai, ma chi è quell'imbecille che ti può stare vicino? Se lo vuoi sapere l'ho già trovato, sono fidanzata e poi è molto meglio di te anche. E se ti trovassi qui al negozio ti manderebbe fuori a calci, alto 1,90 m, sai. Ah, eh già, giusto un giugiolone alto 1,90 m potevi trovare tu. Puoi mettere me. E che aspetti, ce ne hai mille, vatte. Ma certo che me ne vado. Tieni, questo è il contratto, firmalo. Al 10%, mi dispiace, ma a me non te lo posso dare. Sì, sì, mille ce ne sono, tutte meglio di lei. Oh, scusi, scusi. Beh, questa magari no, se ne... Ho un fidanzato, alto 1,90 m! Complimenti. Grazie. Ma chi? Mille ce ne sono. Guarda questa, per esempio. Beh, vabbè, la firma che le dico? Se mi vuole sposare, questa mi prende per matto. Guarda quest'altra. E questa è più alta del fidanzato di Carla. Più di 1,90 m. Questa sarà alta 2 metri. Vabbè, c'ha i tacchi. Vabbè, che vuol dire tacchi? Anche coi tacchi. Una stanga di niente.
Ah, oh, ma a te sto viaggio di nozze non ti ha mica fatto bene. Ritorni, critichi, dici che non ho fatto niente, che se non ci sei tu qui va tutto male. E potevi ritornare prima, visto che sei tanto bravo. Dottore, ha chiamato? Sì, vamo a comprare sigarette. Vado e torno. Sei senza sigarette? Ti è fumo questa? No, sono troppo forti, adesso me le porta Riccardo. Sì, se aspetti Riccardo se levate il tizio del fumo. Armando mio, ma perché ti fai sti nodoni alle cravatte? Guarda, guarda come si fa, i nodini con lo spacchetto in mezzo. Oh, tua moglie è buona a cucinare, ma i colli della camicia non te si ammica a tirare, sai. Ma perché? Che c'ha sto colletto? Ma come che c'ha? Tutte pieghette, sembra un organetto. Dì, guarda il mio, va. Eh già, te le stirano in pensione. No, 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 stileria lavanderia Fulgor. Poi a me me le tira personalmente la direttrice. E che direttrice, oh, 23 anni. Signor Armando, al telefono l'Adige sulla seconda linea. Grazie. Dottore, ci sono delle fatture da firmare. Oh, vediamo un po'. Oh. Fatture, eh? Beh, quel giovanotto non la viene più a prendere. Quale? Quell'ufficiale d'aviazione. Ah, quell'accademista, è un amico di famiglia. Beh, perché è amico di famiglia? Non può piacere a una ragazza, portava pure lo spadino. Beh, a me non piace lo stesso. Si deve decidere, però. Il matrimonio è molto importante per una donna, lo sa? Solo per una donna? Eh beh, no. Che c'entra? L'uomo ha sempre tempo. Infatti uno scapolo può diventare marito, ma quando è marito, come ritorna a scapolo? Semmai vedovo. Dottore, ma quante firme fa? Scusi, Si faccia rifare la copia. Per essere seria, sì. Poi carina. Giovane, fatta bene. E io quasi quasi. Che ne dici, ma? Allora scendiamo? No, è meglio di no. Perché? Io lo dicevo. Così, mentre lei ammirava il panorama di Roma, io ammiravo lei. Dottore, non la sapevo così galante. Eh no? Ha visto che non c'era nessun pericolo a venire con me. Ma io non lo dicevo mica per questo. È soltanto che la mamma non sa che sono uscita con lei. E se vede che ritardo si impressiona. Vabbè, mamma, fumiamoci una sigaretta, poi l'accompagno io da mamma. Grazie. Va bene? Che bella macchinina, Sì. Ci si sta comodi anche in quattro. Sì, in quattro si sta comodissimi, ma... Meglio in due, però. Ha messo anche la radio, Ti piace? Sai che si possono prendere le stazioni anche camminando, senza guardare, ecco. Vede, io guardo? Lo va prima, non lo secondo, lo va prima, non lo secondo. Fa molta compagnia la radio, sai. Già, lei ha proprio bisogno della radio per compagnia. Ma dico... Elsa, lei ha una brutta opinione di me. No, tutt'altro. Come principale noi la stimiamo molto. Lei è gentile, comprensivo, è serio. Come principale? E come uomo? Come uomo? Si sta facendo tardi, mi riaccompagni a casa, eh? Lei si sbaglia sul conto mio. Io ho messo testa a partito, altro che... Sì, sì. Grazie, permesso. Adesso vado a chiamare la mamma. Ah, ma non si disturbi. Ma per carità, sarà felice di conoscerla. Ho tanto parlato di lei, del signor Armando, ah, di Fornari. Sì, grazie, permesso. Ah, carina, che cos'è, lei in una festa in costume? Ci cascano tutti, no, e mia madre quando era giovane. No, ma come, siete due gocce d'acqua. Ma io preferisco questa, sai. Posso chiederle la mano di sua madre? Faccia pure, se non vada all'età. Ah, no, no, una donna così non può invecchiare. Una donna così resta... Mamma! Elsa, sei tornata tardi stasera. Scusa, ti presento il dottor Anselmi, il mio figlio. Oh, finalmente la conosco, dottore. Mi ha fatto tanto, tanto piacere mio. La sua visita. Oh, questa figlia diventa come la madre. Quando da se sposata che fai? Vivi col dottor Jack. Mi fa proprio piacere. No, no, signora, sono venuto ad accompagnare sua figlia, ma adesso scappo, è tardi. Come? Ma presto, ma si fermi almeno un momento, un momentino solo. Ma come proprio non vuole gradire niente. Torni a trovarci almeno, ci farà piacere. Arrivederla, dottore. Ciao. Dammi tempo illustrato.
Mi pare che sono finiti. Adesso guardiamo nella mostra. Ecco. No, questo è vecchio. Ma che? Non ce ne stanno più, dottor. Oh. E io mi credevo che tu finivi qui a fotografia per Tessa. Ma così tutti in te. Dottor, lei c'ha sempre voglia di scherzare. Ah, allora non c'è? No. Ciao. Buongiorno. Chissà quanto rende un edicolo. Sposare giornalaio diventa giornalaio. Buongiorno, dottore. Signorina. La biancheria è pronta. Bene? Lavata bene? Ma certo, come sempre. Mi raccomando, perché ho un appuntamento con una ragazza che di colli ben stirati se ne intende. Più di me. È come lei. Stia tranquillo, farà un'ottima figura. È una bella ragazza. Come lei, signorina Anna. È la sua fidanzata. Beh, veramente no, ma se lei vuole. Ma come, non gliel'ha ancora chiesto? No, glielo sto chiedendo adesso. Stia attento, sa. Potrei prenderlo sulla parola. Anna, ma non ho ancora capito che in questi ultimi giorni sto portando biancheria pulita a lavare. Non merito un appuntamento. Paolo! Ah, scusa il ritardo, sai, ma ho preferito passare da casa a mettermi un po' in ordine. Ma come ti sei vestita? Ti piace? È un modello, sai, ma hanno detto che ce l'ho soltanto io. Certo, allora andiamo all'Open Gate. Tu. Chi so mette un vestito come questo? Ma Mari... Andiamo all'Open Gate. Ma dove la porti, oh? Andiamo all'Open. Eh? Eh? Andiamo all'Open. E non ti fanno mica entrare all'Open, è chiuso l'Open. Andiamo qui, che c'è la televisione. All'Open. Mamma mia, ma questo è un mortorio. No, e come, che mortorio? Questo è il caffè alla moda, siedi qui. Come, è tanto carino. Cameriere? Cameriere? Chiediamo scusa ai nostri telespettatori per l'interruzione dovuta a motivi tecnici indipendenti dica, cameriere, due caffè, prendiamo il caffè. Sì, sai che anch'io potevo fare l'annunciatrice? Sì, lo so. Ed ora, ma come lo sai se non te l'ho mai detto? Vabbè, lo immagino. E sai, è una combinazione, siccome al negozio viene sempre a portare le camicie un direttore della televisione, volevo farmi fare a tutti i costi un provino. Bravo, è buono adesso, vediamo la televisione. Anche lei, signore, che è già in movimento. Il nostro gioco è molto semplice. Io dirò dei cognomi di personaggi celebri. Voi subito dovete scattare e dirmi il nome di battesimo. Facciamo un esempio. Se io chiedessi come si chiama di nome la Alighieri, lei subito risponderebbe... Dante! È buona, buona. È stata zitta. Hai visto, era così facile, quello non glielo sapeva nemmeno dire. E gliel'ha detto piano, perché bisogna parlare piano. Ma che c'hai? Sei tutta agitata, non credevo mai fossi così. State buona, no? Cristoforo, benissimo. Mozart. Grande musicista, sa? Guardi che aveva due nomi. Lei lo sa, signorina? Amedeo Wolfango. Amedeo Wolfango, brava signorina. E vediamo un po', Verdi. Giuseppe, benissimo. Colleoni? Bartolomeo, ecco, ci siamo. Petrarca. Come si chiamava Petrarca? Poeta. Ma come, non lo sai neanche tu? Sì, come, non lo so, Giovanni. Ah, Giovanni. Lo aiuto, lei abbia pazienza un momento. Lo aiuto, pensi ad Assisi, beh, questo non Giovanni. Le dice niente, magari. Allora pensi al povero... Giovanni! Sì, sta buona, sta buona. Francesco, bravissimo. Francesco. A lei Francesco. Un premio. Ma prima mi avevi detto Giovanni. Francesco si chiama. Francesco si chiama Petrarca. Giovanni è il cameriere. Io chiamavo il cameriere. Giovanni? Cameriere? E via qua. Giovanni, quant'è? 3,50. Andiamo via, eh. Andiamo via, perché io non ci sono mai venuto a sto locale. Manco ci vengo più. Tieni, 3,50. Beh, come mogliettina non è mica male. Certo, non ha un'aquila. Ma è che parla troppo, vuol sapere chi è Petrarca, che te porta di Petrarca? Poi guarda come veste, questa collana. Chi è? Ha telefonato il signor Armando, dice che deve trattenersi all'ufficio del registro. Ma come trattenersi? La macchina, a me mi serve. Beh, ma io non ne so niente. Ma come non sai niente? Prende la macchina, quello lì, e io come faccio, eh? Lo sa che lei ha fatto colpa su mia madre? Sì, e beh, anche lei, ho preso colpa.
Di mamma ce n'è una sola, eh? Me la saluti. Grazie, dottore. Mamma. Accidenti, beato lei. Sempre a divertirsi, una ne prende e una ne lascia, eh? Oh, come ti permetti? Per chi l'hai presa? Non vorrà mica dirmi che con quel popolo di fianchi le abbia delle intenzioni serie. Ma chi ho chiesto il tuo parere? Sta zitto, va al posto tuo. Come non detto? E manteniamo le distanze, che è sta confidenza? Popolo di fianchi. Poi non sono i fianchi che sono grossi. È la testa che è piccola. Ma dove va a fermare? Piano, ma come che voglio fare? No, io girando. Mauro, Anna! Sono qui! Sta lì, e io sto qui. Scusi. Ma io non c'è bene, passi, va! Ma devo scendere! Ma le posso andare alla fermata dopo? Permesso? Paffone, ma paffone! Niente, noi a tenere le mani a posto! Paolo! Paolino! Paolino, dove sei? Ma dove sta Paolino? Paolino, vieni qui! Ma chi l'ha visto Paolino? Paolino! Paolino! Ma chi è Paolino? Permesso? Paolino! Oh, senti Paolo! Signora? Stai buono, Johnny, così domani la bue è passata, eh? Che ha fatto? E chi lo sa? L'ho trovato con un orecchio tutto insanguinato. Povero Johnny. Signora, allora io la saluto, domani manderò a ritirare i bagagli. Oh, mi dispiace, ma davvero non capiterà più qui a Roma? Oh, sì, quasi tutti i giorni, ma di passaggio. Col nuovo servizio mi conviene trasferirmi a Milano. Buonasera, zitto, zitto, Jolly. Entri, si accomodi, signor Anselmi. Jolly, è subito a cuccia, andiamo a farla. Che si rivede? Quindi domani la VU è passata, vieni, vieni. Una volta ci incontravamo spesso. Già, beh, il caso, le combinazioni. Stasera ci siamo incontrati, no? Sì. Per l'ultima volta. La signorina ci abbandona, si trasferisce a Milano. A Milano? E lascia la pensione? Eh sì, oggi qua, domani là. Questa è la nostra vita. Noi non possiamo avere né una casa né una famiglia. No. Vero? Così la pensano gli uomini. E se vengo a Milano la verrò a trovare. Magari con i cioccolatini, ecco, no? Magari. Arrivederla, signora. Arrivederla, cara. Arrivederla. Arrivederla. E non si dimentichi della pensione California se le capiterà di fermarsi a Roma. Stia tranquilla, signora. Non me la dimenticherò. Mi saluti la Amazzonina. Buon viaggio. Perché non si accomoda un momento? Povera figliola, eh? Triste. Fa male veder partire la gente. Anche se... si conosce appena. Sì. Quanta luce, eh? Lei forse non se ne sarà accorto, ma la signorina Gabriella aveva messo gli occhi su di lei. Ma no. Noi donne non ci sbagliamo mai in queste cose. Sì, ma la signorina è una ragazza moderna, sa, libera, indipendente. Oh, le assicuro che quella pensa al matrimonio più di tutte le altre. Ma... del resto, lei è un giovane serio. Con una posizione. Sì, sì, ma io non ci casco, sa, signora. Questo non si può mai dire. Il cavalier Brini diceva che non si sarebbe sposato mai. E poi, con la prima che gli è capitata. Poco di buono. Si figuri, l'ha incontrata in un bar. Una peripatetica. Del resto, beh, le ragazze sono tutte uguali. Capaci di fare di tutto pur di farsi sposare. A chi lo dice, signora? Le conosco io le donne, sa. È difficile... trovare una donna seria, sposata, non più ragazza, che appunto per questo non abbia più velleità, che dia senza chiedere. Oh! Oggi Johnny è più nervoso del solito.
solito, forse a causa della frisa. Ti vado a fare un altro intacchino. Mi ha trovato un taglio qua dietro l'orecchio e non so proprio come... Mi scusi. Oh. E se tu domani te riaccosti, ti spacco pure l'altro orecchio adesso. Permettiamo di consigliarvi i 120 litri che saranno offerti dalla casa a condizioni vantaggiose. Anzi, scriva, vantaggiosissime. Ho perso il filo, come dice? Che saranno offerti dalla casa a condizioni vantaggiosissime. E verranno consegnati, completi, di trasformatore, luce al neon, vaschetta per il ghiaccio, rastrello per le uova e sfilatino con la mortadella. Come dice? No, questo non lo scriva, ma dica Riccardo che la finisca di mettere sempre gli sfilatini con la mortadella nel primo posto che trova, no? Metta i saluti, faccia la copia e me la porti per la firma. Oh, caro Armando. Di un po'. Hai risposto tu ieri sera a Silvana quando ha telefonato qui in ufficio? Sì, beh? E beh, mi hai fatto litigare. Io? Eh sì, sei andato a dirle che ero uscito da un'ora, invece saranno stati 20 minuti. Ma perché? Ti controllo i minuti che ci metti per andare a casa? Questi sono affari che non ti riguardano. Ma che colpa mia, scusa. Ti sei voluto sposare, adesso ti diverti. Tu solo questo sai dire. Sarà divertente la vita che fai tu. E beh, almeno io non litigo. Tu invece non solo passi guai a casa, poi vieni qui e ti vuoi sfogare con me. In 5 anni siamo sempre andati d'accordo. Adesso, da quando ti sei sposato, sono già 3 volte che alzi la voce! Sì, va bene, va bene, va bene! Fortuna che io mi sono fermato a tempo. Se mi riviene ancora in mente l'idea del matrimonio, mi taglio una mano. Almeno senza una mano vivi, ma con una moglie. Per carità, oh. E siamo già con 5 giorni di... Non me ne importa un accidente, fallo firmare al dottor Anselmi. Scusa. Buongiorno, Armando, portato il contratto. Guarda, c'è Paolo di là, parla con lui, io devo uscire, scusa, sai. La signorina Alberini. E fai entrare. Ah, ciao. Buongiorno, come stai? A che dobbiamo questa visita? Ti ho portato il contratto firmato. Ah, grazie. Accomodati. Poi hai fatto il 12%, eh? Ma perché ti sei voluta disturbare? Potevo mandare Fornari a ritirarlo. Perché? Semmai non potevi venire tu? Eh no. Da come ti sei comportata l'ultima volta è chiaro che non gradisci la mia presenza nel tuo negozio. Adesso sta a vedere che sono io quella che si comporta male. Non capisco che interesse tu possa avere a venirmi a raccontare tutte quelle scemenze. Che hai messo la testa a partito, che sei diventato serio. A me le vieni a raccontare queste cose. Come se non ti conoscessi abbastanza. E va bene, hai ragione. Tu mi conosci troppo bene e capisci subito le mie intenzioni. Va bene, d'accordo. Non ti racconterò più simili scemenze. Va bene? Sei contenta? Come vuoi tu. Ecco, benissimo. Adesso bisogna che me ne vada. Così presto? Eh sì, sì. T'accompagno, vuoi? No, non ti scomodare. Ciao allora. A presto. Dottore, ha bisogno di me? Eh no, tu vieni quando non ti chiamo. Tieni, questo è il contratto. La signorina Carra se n'è andata, eh? È certo che se n'è andata. Che volevi, che restassi? È rimasta poco, però. Poco. Qui in ufficio? Anche se restava, che facevo? In ufficio no, ma fuori, dottore? E fuori è logico, no? Con Carla. Che ti credi che con Carla io mi metto a fare il sentimentale? Io la conosco bene, sai, dopo quello che c'è stato fra me e lei. Andiamo, non mi fai entrare in particolari. Vabbè, potrei raccontarti, ma con te non c'è gusto, non sei all'altezza. Queste sono cose che hanno anche del morboso, caro mio. Oddio. Chi era, Carla? Ha sentito? Per forza, stava là. E che ti metti a raccontare certe cose? Io? Sì, tu. E che c'è tu? Come ti permetti? Che ne sai? Che vuoi? Che fai qui? Ma... Va a lavorare, va via! Via! Cretino, va a lavorare! Ha sentito? Ciao. Ciao. Tua figlia.
Carla sta giù, sta piangendo. Piange perché? Ma non so che cosa le sia successo. È caduta, si è fatta male. Ma che caduta? Non riesco a cavarle una parola. Ma sarà una crisi di nervi, sai come sono le ragazze oggi. Carla! Beh, salutamela, io passavo di qui, volevo salutare. Carla, c'è Paolo che ti vuole salutare. Vai, vai, lascia lei. Fare. Non vai. Vorrei disturbare. Ma no, vai giù, è meglio. Se piange. Vai pure. Non disturbo? Ma no. Carla? Sei qui? Carla? Sono io. Un colonnello che piange. Carla, perché fai così? Mi dispiace per quello che è successo, ma a volte noi uomini diciamo delle cose che non si dovrebbero dire. È che le diciamo così per... Ma che, è colpa mia se sono fatto così? Io non sono un sentimentale, un romantico, io sono un uomo pratico. Io non sono di quelli che sospirano sotto le finestre della propria ragazza o le telefonano alle 2 di notte. Dice, sai, c'è la luna, le stelle, vieni qui. E di qualcosa, cara. Per piacere. Oh, funzionano questi miei frigoriferi, eh? Tieni. È profumato, sai? Beh, tu mi trattavi male, allora io dicevo alla gente che tu... Insomma, che io ti piacevo, ecco. E invece tu non mi potevi soffrire, vero? Non hai mai capito niente di me. Ma come, non ti era antipatico? Beh, anche quel tuo fidanzato. Scusa, mi faceva rabbia. Tu dicevi che era migliore di me, che era alto 1,90 m. Che alto 1,90 m? Non sono mai stata fidanzata. Ma come, non era vero? Lasciami stare! E vabbè, ti lascio stare. Me ne vado. Ma tu non piangere. Ma che te ne importa se piango? Tanto tu non sei un tipo sentimentale. Non sei uno di quelli che telefonano alle 2 di notte alla loro ragazza per dire che c'è il chiaro di luna. Ah, no, per questo io non te... Anche tuo padre mi ha detto... Dice, beh, parlagli tu. E invece vedo che peggio. Beh, ciao. Io me ne vado allora. Sono andato via. Uffa, sono rabbia mi fa. Ma poi perché piange? Fosse almeno innamorata di me e va a trattare da morte. Uno non può mica sposare una donna solo perché è innamorata di lui. Scusa. Ma poi che c'entra? Fossi innamorato anch'io. Ma che sei innamorato? Sei innamorato? Papa muchacha, qué linda eres. Dime bajito que tú me quieres. Por ti, mi amor, seré feliz. Guapa muchacha, cha, por ti. Guapa muchacha, te dicen todos. Cuerpo de joya, como un tesoro. Besar tu boca quiero yo. Guapa muchacha, cha, mi amor. Certo che c'è un... No? Capirai. Che dite? No, dicevamo che la tua amica è molto brava. Balla bene. Oh sì, ha avuto un grande successo in tutto il mondo sì. Per il suo modo di ballare. Beh, vabbè, mica solo per quello. Le piace molto. Eh? Mi sbaglierò. Ma c'ha un bel numero. Oh yes, I can't stay. Ora si va a cambiare, poi vieni qui al tavolo nostro. Ma chi è Belen? Ma come, sì. Non te l'ho detto? No. Carmen l'ha conosciuta a Barcellona. Ma davvero? Ah, va, guarda che seradina tu organizza. Come l'ultima, Ma perché? Non vi siete divertiti? No, non c'era lei. Ma che lei è lei, dagli del tuo. Sì, è una buona idea, ah, sono 2 ore sì, che ci conosciamo. Racconta le barzellette. Ma Camille, piantala. Quelle un po' spinte.
andiamo a ballare, Carmen. Vamos. Simpatico Camillo, eh? Sì, però qualche volta esagera. No, ma che, ti sei offesa? No, che c'entra, però va a dire in giro che io racconto le barzellette spinte, non è carino, no? Ma scherza, lo sai come è fatto Camillo? Grazie, grazie. Eccolo, Camille, ma che vuoi? È venuto. Buonas noches. Come sta, querida? E tu, marito? Has estado muy bien, tu sempre sta stupenda. Te presento il signor Camillo. Molto piacere. E il signor? Come Dottor si chiama? Paolo Anselmi. Mucho gusto. Fortunados. Ma che non si dice? Ma che sei matto? Perché? Si è offeso? Pochito stanca? No, no, niente stanca. Niente? Bailar por mi è mi vita. Non mi gusto quando sto sentata. Non mi piace quando seduta. No, neanche a me mi piace in piedi. Falla ballare, va. No, no, che ballare. Mio amico balla molto bene. Sì. Se scherza, se mio amico, se io non e posso dai, ballare. Ballo lento, qui. Sì, vailo conmigo. Che te prego, vabbè conmigo, ma io molto... Ma ballo lento, vai. Vailo conmigo. Per lei in ballare, che me è butta. Vamos a bailar. Vamos, scusa, se. Prego, prego. Vamos, sì. E vamos, io mi butto. No. E no. Facile, vedi, mire. Aia. Non sono molto esperto. Io sono... Mire, sì. Sì. Ho capito, moderno boogie. No, mambo. Ah, mambo. Ciao. Me dice a mí, morena, melosa, me dice a mí, morena, melosa, me muero por ti, cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha. Brava, quando te ne sa di cose. Grazie. No. Abbi, pensa a cambiare. Scusi. Ma scusi lei, mi ha accorto. No, ne sentite cambiare. Canta, via, grazie. Permesso. Bailan hoy el nuevo cha-cha, porque es fin del fácil de bailar. Es sabroso y dulce para gustar, esa bicha-cha-cha. Todos bailan hoy el nuevo cha-cha, porque es lindo el fácil de bailar. Es sabroso y dulce para gozar, esa bicha-cha-cha. Thank you.
pronto, Carla? Sono io, Paolo. Ti dispiace? Beh, sono le 2 di notte. È vero, è piove. Sì. 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 Signorina Carla Alberini vuol prendere il signor Paolo Anselmi qui presente il suo legittimo sposo secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Ego coniungo vos in matrimonio in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.